Eccoci. Bene, iniziamo. Buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti. Mi ascoltate, no? Antonio? Sì? Ok, perfetto. Intanto, grazie per la vostra presenza. So che stasera è un sabato sera. Però, prima di iniziare, vorrei ricordare che questa Zoom sarà tradotta dall'inglese all'italiano, serbo, croato e polacco. E vorrei darvi qualche istruzione di come accedere alla traduzione, se non sapete. Sotto giù a destra, qui nello schermo, vedete c'è un mondo dove dice Interpretations. Se schiacciate lì, ok, una volta che inizia il dottor Clayton, una volta che inizia la traduzione, potete scegliere la lingua che volete, ok? Ci sarà, come ho detto, il serbo, il polacco e l'italiano. Questa sera è una serata veramente indimenticabile, che da tempo che io la stavo cercando. Abbiamo un ospite eccezionale. È una persona che fa parte di un piccolo gruppo di persone straordinarie che fanno parte del nostro comitato scientifico in Zinzino. Sinceramente averlo qui questa sera è un grande piacere e io ringrazio veramente per il tempo che ci sta dedicando. So che abbiamo partners e ospiti da varie parti del mondo e vi ringrazio anche a voi. Non vorrei aggiungere altro perché sarebbe superfluo per me, no? Vi presento qui da noi questa sera, direttamente da Miami, Dr. Paul Clayton. Paul, are you there? Hello, Paul. I know I saw you, so. Dobbiamo fare a mute a Paul, Antonio, forse? Yeah. Ecco. Let me see, eccolo qui. Go ahead now, Paul. Mm-hmm. Here we go. Finally, I'm here. Thank you, Paul. You have no idea how much I really appreciate. I know how busy you are. We've been looking forward to this for a long time. And I want to thank you again. You know, everybody's was waiting for this moment. I'm going to leave you the floor. We have translators, of course, as I mentioned to you. And I guess everybody's ready. And go ahead, take the lead. Thank you very much again, Paul. Grazie, Carmelo. E buonasera a tutti. So now I'm going to switch to English, if that's acceptable. And I'm going to passo all'inglese e adesso condividerò il mio schermo. Okay. In order to show my slides, you have to allow me. Io sono il co-host, ok? Perché deve fare lo schermo lui. Mm-hmm. There's no hurry. Okay, no problem. So who is the technical person? Yeah, Antonio is doing it. Okay, Antonio, I will wait for you. Yeah, done. I think he's done. Okay, we'll try. No, it's still not possible. Stiamo aspettando di condividere lo schermo del dottor Paul Clayton. Once again. And now we're here. Okay. Perfect. And all we have to do is this. And I think you now should have a full screen. Is that right? Credo che vediate lo schermo e quindi le slide. Quindi parlerò di diete e malattie. Questo è un argomento molto importante perché la nostra salute pubblica è in deterioramento in tutto il mondo ed è evidente che il modello medicale che abbiamo oggi, impostato sulle medicine e sui farmaci, è fallito. I farmaci si prendono cura dei sintomi, ma non curano le malattie e non si possono usare in maniera da profilassi. Pertanto l'industria farmaceutica e assassini di massa come il dottor Fauci ci spingono verso la farmacologia. È chiaro che dobbiamo frenare il tutto, invertire la rotta e prestare più attenzione critica alla nostra dieta.
quando dico che è fallito il sistema medico, lo dico perché la popolazione mondiale è sempre più malata. Si pensa agli australiani come quelli che sono nelle condizioni peggiori, ma non sono invece loro nelle situazioni peggiori. Se vediamo le statistiche, il 50% degli australiani adulti ha una malattia cronica e il 23% più di due. Se andiamo in Danimarca la situazione è simile e se consideriamo le diverse fasce di età dai 16 ai 44, dai 45 ai 74 e oltre i 75 vediamo che aumenta questa incidenza di malattie croniche nella popolazione. Io vivo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sente di essere una nazione eccezionale, ma sono eccezionalmente malati gli americani. Se guardiamo le cifre per il Nord America, vediamo che due terzi degli adulti americani oggi hanno condizioni croniche degenerative. E quasi il 50% ne hanno due di malattie croniche. Più del 50% hanno più di tre malattie. Ora, uno degli effetti di tutto questo è che gli americani sono molto obesi. Lo vedete dagli anni 70, le cifre delle persone che sono diventate obese, passando da una fase all'altra, sono cresciute drasticamente. Questo è vero per tante altre parti del mondo, ma gli Stati Uniti sono al primo posto in questo. E più ci si appesantisce, più chiaramente aumentano le patologie. Qui ne ho elencato alcuni, ma io adesso mi focalizzerò sul diabete tipo 2, che vedete che c'è un raddoppio dell'incidenza quando si entra in sovrappeso e triplica addirittura l'incidenza quando si è obesi. Quindi non soltanto aumentano i numeri del diabete tipo 2, ma anche questo avviene sempre più tra le popolazioni più giovani. Adesso adesso vi illustro altri aspetti. Qui abbiamo, vedete, il diabete che raddoppia ogni 10-15 anni e si perdono da 6 a 8 anni della propria vita in termini di aspettativa di vita. E chiaramente questo poi genera tutta una serie di complicanze, compreso patologie del fegato, patologie neurologiche, eccetera. E quindi chiaramente si arriva per esempio all'NAFLD, che è per esempio il diabete, e il problema di malattia del fegato anche per non alcolizzati. Quindi una persona su quattro hanno oggi malattie del fegato non legate all'alcolismo e questo è dovuto alla dieta che si consuma oggi. Prima del 2000 meno del 55% degli adulti americani erano affetti da ipertensione, oggi molto più del 55%, e questo ormai colpisce due terzi della popolazione americana. Io ero all'università, alla facoltà di medicina nel 68 e il diabete tipo 2 non era una malattia molto diffusa. Oggi invece non è più così e oggi lo vediamo anche tra gli adolescenti e i ventenni. Aumenta la frequenza di questo tipo di patologia e sempre più in popolazioni più giovani. E, per esempio, le cataratte sono aumentate come conseguenza anche del diabete e questo è un fenomeno che si manifesta sempre più in età precoce. E chiaramente il diabete tipo 2 aumenta l'incidenza di demenza senile e recording in progress. E poi non solo aumentano queste cifre, ma anche la latenza aumenta, il che vuol dire che si acquisiscono queste sintomatologie in età più giovane. Poiché non abbiamo i farmaci efficaci per le terapie della demenza,
chiaramente si arriva a situazioni neurodegenerative e l'incidenza è sempre maggiore sia tra gli uomini che tra le donne. Ora sappiamo che le cose peggioreranno, anche perché sappiamo che è in aumento la depressione e la depressione aumenta l'incidenza del rischio di demenza senile, lo stesso schizofrenia, e vedremo sempre più queste incidenze e vediamo sempre più persone obese che aumentano il problema della demenza. Il Covid, per esempio, di recente, per quelli che hanno sviluppato un Covid severo, chiaramente questo porta anche ad un aumento di 10 volte il rischio della demenza senile. Questi sono dati dell'ultimo mese, peraltro. Quindi l'onere della demenza e delle malattie neurodegenerative stanno peggiorando rapidamente. Non abbiamo un sistema sanitario per gestire tutto questo e i nostri cervelli quindi mostrano segni di danni molto gravi. Quindi se pensiamo alle malattie del neurosviluppo, vediamo che sono tutti collegati. Lì vediamo un aumento di queste incidenze e l'autismo, per esempio, è raddoppiato negli ultimi 14 anni. Quindi passando dal sistema nervoso centrale al sistema muscolo-scheletrico, vediamo un aumento anche delle incidenze di osteoporosi, una relazione di un team di ricercatori che ha considerato dati svedesi, ha mostrato un aumento delle fratture di basso impatto, e questo mostra che le condizioni delle ossa, dei tessuti cartilagini delle persone sono in graduale deterioramento. Hanno studiato e visto un aumento nell'osteoartrite che richiedeva appunto trapianti del ginocchio e dell'anca, e questo perché l'osteoartrosi e l'osteoporosi genera problemi anche nelle sostanze cartilagine che vengono deteriorate anche dalla dieta. Tutti sanno che c'è stato un aumento dell'incidenza dell'Alzheimer anche. Oggi ci sono incidenze che aumentano anche per quanto riguarda l'osteoartrosi nei giovanissimi. Poi ci sono problemi legati all'asma, ci sono aumenti in tutte queste categorie di patologie, e poi ci sono i disturbi anche gastrointestinali e come l'asma per l'intestino, e questi sono anche in crescita esplosiva. E poi abbiamo le malattie autoimmuni che aumentano del 3-4% l'anno. E chiaramente non posso non citare il cancro. L'incidenza dei cancri non legati al tabacco è aumentato dal 2012. Ci sono state addirittura cifre che sono raddoppiate per questo tipo di cancro. Perché tutto questo? Perché stiamo invecchiando? No, questo è un mito. Infatti la speranza di vita aumenta, ma non c'è correlazione tra l'aumento del cancro e l'aumento della speranza di vita. Infatti
l'incidenza di cancro si riscontra sempre più anche tra i giovani, e nell'ultimo anno abbiamo visto segni che c'è un aumento anche tra le popolazioni più anziane. Quindi veramente è il nostro stile di vita che ci sta distruggendo, e non sono solo il consumo dei farmaci che contribuisce a questo. Siamo sottoposti ad avvelenamento a causa dello stile di vita che conduciamo. Il nostro cervello viene danneggiato, quindi in varie fasi della vita. Diventiamo quindi meno intelligenti. Questa è una meta-analisi condotta dall'Università di Bruxelles. Con uno studioso britannico che mostra che dagli anni 50 c'è stato un crollo nei punteggi del quoziente intellettivo, l'IQ. E come vedete la curva è in discesa, e quindi stiamo per emulare quello che si è visto nel film Idiocrazia, un film recente. Si sa anche che ci sono problemi con la fertilità femminile, ma anche negli uomini. Questa è un'altra meta-analisi che raccoglie studi internazionali e mostra che ovunque guardiamo nel mondo, laddove si consumano diete industriali, per esempio il conteggio spermatico è riscontrato in declino in tutte le popolazioni, è correlato anche a un'incidenza dell'infertilità sia negli uomini che nelle donne. Nella prossima generazione ci aspettiamo quindi un'implosione catastrofica da questo punto di vista, e nessuno presta attenzione a questo. Questo è uno scenario disastrosissimo. Un fattore che contribuisce, questa è una relazione pubblicata 10 anni fa dall'Università di Oslo, dice che nell'ultima generazione i livelli di testosterone sono crollati. Quindi i maschi diventano meno maschi, e con il sovrappeso c'è un impatto anche, è un impatto di questo sulle donne, che aumentano i livelli di testosterone, quindi le donne diventano più mascoline e gli uomini meno mascolini. Io non sono un riduzionista che sia dovuto ai cambiamenti antropologici, ma credo che questi possono essere fattori che derivano da tante fonti. Quindi vi ho mostrato adesso questa carrellata di queste malattie degenerative. Ebbene, ci sono delle fasi precliniche di tutte queste malattie, senza sintomi, senza diagnosi, ma dopo 2-3 decenni, alla fine emergono e vengono diagnosticate. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che molte persone non sanno di essere malati, sono in fase preclinica, ma lo sono già malati. Per esempio la steatosi del fegato, per esempio, si manifesta sempre più in età giovanili, anche non legata al consumo di alcol. E lo stesso vale per l'osteopenia, per le disfunzioni endoteliali, l'ARCD, quindi un declino cognitivo legato all'invecchiamento, è un'altra di queste condizioni che sono in aumento, e la metà degli adulti manifestano appunto un invecchiamento precoce già a partire dall'età di 45-50 anni.
Se si vive per esempio in Bolivia o in Somalia, non si invecchia come si invecchia da noi. Le persone che vivono in queste aree che chiamiamo zone blu non hanno segni di artrosi, non sviluppano l'insulino resistenza. I maschi non sviluppano, per esempio, iperplasia della prostata benigna. Negli uomini e nelle donne non c'è un deterioramento dei reni in queste cosiddette blue zone, in certe aree del mondo. Questo non avviene in queste culture vestibolari, come le possiamo chiamare, quindi quelli che hanno diete ancestrali. Quindi c'è una chiara correlazione con il consumo di alimenti industriali per questo tipo di patologie che abbiamo elencato. Quindi, che cosa ci dice tutto questo? Che quello che noi consideriamo il processo di invecchiamento, quello che noi consideriamo la fenomenologia naturale dell'invecchiamento, non fa parte del processo di invecchiamento in quanto tale, ma semplicemente ci siamo convinti di questo. Oggi abbiamo prove che tutti questi aspetti dell'invecchiamento sono sintomi dell'intossicazione cronica dovuti a quello che mangiamo e allo stile di vita che conduciamo. E gli esperti di vario livello sono giunti a questa conclusione. Per esempio, qui abbiamo una citazione dell'Istituto della Salute statunitense che pubblica le metriche e dicono che è la dieta la causa di queste patologie. Queste le consideriamo le malattie della civiltà, ma non siamo civili oggi di quanto lo fossimo 100 anni fa, anzi lo siamo meno. Quindi questo è un termine generico, malattie della civilizzazione, ma non ci dà abbastanza dettaglio per proporre gli antidoti. Quindi per molti anni io ed i miei colleghi abbiamo cercato di mettere insieme tutti i fattori che abbiamo studiato per determinare quali sono i meccanismi patogenici legati alla dieta moderna. Quindi da tutti questi dati abbiamo individuato 4 meccanismi che sono in atto. Uno è l'infiammazione cronica, la malnutrizione tipo B, la disbiosi, che vuol dire batteri sbagliati nel tratto gastrointestinale, e il sovraccarico glicemico. Adesso ne parlo di ciascuno in dettaglio. Questo è un diagramma semplificato dell'infiammazione cronica, non andrò nel dettaglio, mi focalizzo sulla parte inferiore del slide, quello che chiamiamo l'inflammozone, cioè la zona dell'infiammazione dove parte il danno dei tessuti a partire dalla cellula. In alto vediamo lo schema tipico per la membrana della cellula, quindi lo strato fosfolipidico della cellula. Gli EPA e i DHA che contengono acidi grassi essenziali, quali l'omega 6, l'omega 3, l'EPA e il DHE. E abbiamo bisogno di entrambi questi acidi grassi nelle proporzioni giuste, perché questi accendono e spengono l'isolamento. Una parte dell'isolamento è vitale se si è invasi da un patogeno o se c'è stato un trauma. L'infiammazione acuta è un modo per l'organismo di combattere i patogeni e risolvere il trauma. Quindi l'infiammazione in quei casi è chiaramente utile, e fino a quando non viene eliminata la minaccia, quando il corpo si rende conto che l'organismo si rende conto che la minaccia non c'è più, chiaramente scompone l'EPA e i DHA che interrompe l'infiammazione e si torna alla condizione precedente all'infiammazione e alla minaccia.
L'acido arachidonico è un acceleratore e l'EPA e DHA sono come i freni della macchina. Ne abbiamo bisogno di entrambi. Un altro modo di vederlo, ci servono gli omega 3, gli omega 6, che sono l'acceleratore e il freno, e poi ci sono messaggi cellulari e questo fa produrre esosomi che contengono MMP, che contengono enzimi, appunto questi enzimi MMP sono le metalloproteinasi matrici. E quindi per avere l'inflammazione di livello giusto, ma non eccessiva, ci vuole il giusto rapporto tra acidi grassi tipo omega 3 ed omega 6 e poi anche i polifenoli. I polifenoli hanno due ruoli, bloccano gli enzimi nel meccanismo inibitorio e poi permettono anche a livello epigenetico di interagire col DNA in modo da regolare verso il basso la proteosi, e quindi quando ci sono molti polifenoli ci può essere infiammazione, ma la MMP non saranno eccessivi, non porteranno a distruzioni tessutali, tutto funzionerà nella maniera adeguata. Però la dieta moderna aumenta l'aumento degli omega 6, quindi una parte delle sequenze va a vuoto. E se poi si consumano cibi troppo trattati, industriali, i polifenoli non ci sono più, e quindi la seconda fase porta a un aumento di produzione nei tessuti degli MMP e questo distruggono ulteriormente la matrice cellulare, che vedete qui in questa slide. Queste sono microfibre che fanno parte del nostro organismo, che mantengono tutti gli elementi dell'organismo nella configurazione giusta. Molte di queste fibre sono collagene e poi c'è anche elastina, laminactina e tante altre molecole che comprendono i polimeri di aminoacidi, per esempio, e vari altri ibridi. Quindi questo è un tessuto molto diversificato e la matrice extracellulare. Ora, gli MMP che vengono prodotti in questo processo contengono elastasi e tutte le sostanze che servono per scomporre questi tessuti. E sono gli stessi enzimi che vengono rilasciati quando si è affetti da batteri che consumano i tessuti, che portano proprio allo scioglimento, se vogliamo, dei tessuti. Sono questi stessi enzimi che vengono rilasciati nel nostro organismo durante l'infiammazione cronica e vengono avviati da questo tipo di dieta. Questo tipo di dieta ha troppi omega 6, pochi omega 3 ed elimina peraltro i polifenoli. E quindi abbiamo consumato appunto quei componenti che sono positivi. Ora, le società industriali che producono gli alimenti ci hanno privato di altri due componenti. Le fibre, per esempio, che l'apporto di fibre sono crollati del 90% negli ultimi 20 anni, e poi altre molecole pure. I prebiotici, i glucani, eccetera. E questo porta ad infezioni e quindi infiammazioni. Quindi tutte queste sostanze che erano antinfiammatorie sono state eliminate nell'alimentazione e quindi sono stati sostituiti con altri agenti che invece sono patologici, come l'AGE, l'ALE e gli LPS. E poi gli zuccheri. E gli zuccheri producono infiammazione, e poi troppo sodio, che vuol dire
e i fisiologi sanno che questo porta problemi anche a crampi muscolari, eccetera. Quindi tutta una serie di problemi, tutto a causa di queste diete estremamente tossiche. E se si consumano tutte queste calorie vuote nei cibi trattati, chiaramente il risultato è malnutrizione. La malnutrizione tipo B, che vuol dire un eccesso di calorie, zuccheri e altro, ma pochissime vitamine, minerali e sostanze nutritizie. Quindi questa è la malnutrizione detta di tipo B, dove si consuma un eccesso di calorie ma senza nutrienti. Ed è questo il risultato della malnutrizione tipo B. Vedete questi giovani americani? Questi hanno stress infiammatorio, hanno varie patologie, quelli che abbiamo elencato, e noterete che hanno i semi di quelle malattie croniche degenerative che poi nel giro di un paio di decenni si svilupperanno con tutti i suoi sintomi. Quindi questi alimenti ultraprocessati non saziano peraltro, ecco perché si consumano in abbondanza e quindi si consumano più calorie e ci si appesantisce, si ingrassa. E quindi si crea questo paradosso. Le persone che sono più obese consumano enormi quantitativi di calorie ma zero nutrienti. Quindi questo porta a un aumento del cancro, del diabete tipo 2 e della morte. E più ne mangi e più velocemente muori. E l'effetto si vede anche sui ratti. Quando ai ratti in laboratorio si somministrano i cibi che mangiamo noi, vediamo le stesse patologie. Negli Stati Uniti dal 2016, dal 2017 in Gran Bretagna, e lo stesso avviene in tutti gli altri paesi. Quindi gli Stati Uniti sono all'avanguardia in questo consumo di junk food, poi c'è la Gran Bretagna e poi c'è il Belgio, l'Irlanda, la Germania. Vedete, qua vedete le cifre per quelli che sono al primo posto. E poi anche nell'area del Mediterraneo, la dieta mediterranea sta morendo, e anche se si è ancora in una situazione meno grave degli altri paesi, ma già comincia. Ebbene, la dieta mediterranea è l'ideale, è molto meglio di qualunque farmaco, e riduce del 50%, anche del 60%, l'incidenza di quelle malattie. E c'è una dieta ancora più sana, che era quella che si consumava nella zona blu della metà dell'Ottocento in Gran Bretagna, grazie alla rivoluzione agricola. Poi è arrivata la rivoluzione industriale, dove le persone sono andate in città per lavorare. E poi, in media, le persone consumavano più di 4.000 calorie al giorno. Le donne, 2.000-3.000 calorie al giorno, e gli uomini consumavano 7.000 calorie al giorno. Ma erano magri, perché? Perché consumavano quelle calorie col lavoro fisico. Stiamo parlando dell'era vittoriana dell'Ottocento. Quindi con l'arrivo della rivoluzione industriale era cambiata la loro dieta, però l'esercizio fisico era ancora sostanzioso. E quindi da allora si cominciano a tenere le statistiche dal punto di vista medicale. Confrontiamo adesso quindi la popolazione della metà dell'Ottocento con quella del XXI secolo. Vedete che le donne hanno guadagnato 3 anni di aspettativa di vita, ma questo era dovuto
alla contraccezione e ad altri fattori. Però da allora abbiamo perso anni di speranza di vita. Nell'era vittoriana, negli anni 70, si lavorava ancora a 70-75 anni gli uomini e 72. Gli uomini. E poi nell'età anziana andavano nelle cosiddette workhouse dove si lavorava. E all'epoca arrivavano alla stessa età che abbiamo noi oggi e poi morivano rapidamente e anche in maniera poco costosa. Oggi invece moriamo più o meno alla stessa età, ma in maniera più costosa. E si moriva nell'Ottocento non per malattie croniche, ma per quello che si chiamava morte subitanea. Nel 1880 e poi nel 1997 vediamo qual era l'incidenza delle mortalità per cause di malattie. Vedete, i cancri sono in nero e le altre patologie sono la parte grigia in alto, e vedete la differenza tra queste due epoche. E questo ci dice due cose. Il 90% dei cancri e delle malattie neurodegenerative e cardiovascolari sono evitabili. Il 10% delle persone che contraevano queste malattie nell'Ottocento sopravvivevano perché vivevano in condizioni diverse, perché erano più protetti. Cosa vuol dire questo? Quindi ai fini del nostro discorso, se si consumano cibi industriali c'è un aumento dello stress infiammatorio per carenza dei polifenoli e per tutte quelle sostanze che sono essenziali di cui parlavo prima. Quindi il microbioma poi diventa prime negative, che vuol dire che sviluppiamo stress infiammatorio anche nell'intestino e questo genera altri problemi. Se poi assumiamo gli omega 3 e i polifenoli, questo riduce l'infiammazione e i prebiotici, pure i probiotici, porta il microbiota a essere antinfiammatorio. E vi faccio vedere come funziona questo meccanismo virtuoso. Quindi, nell'Ottocento si consumava molta fibra e questo era appunto carburante per i batteri che consumavano queste sostanze nel lumen dell'intestino, scomponevano le fibre poi trasformandoli in acidi con legami brevi, e questo portava poi ai colonociti, nella parte in basso qui, che erano protettivi e antinfiammatori, uccidevano le cellule cancerogene. Quindi il microbiota sano era positivo e protettivo. Togli le fibre, che è quello che abbiamo fatto alla nostra dieta, chiaramente muoiono i batteri positivi sostituiti dai dalle batterie gram negativi, che poi appunto scompongono la mucosa che altrimenti ci proteggerebbe, vengono in contatto con i colociti e poiché sono gram negativi hanno polisaccaridi, chiaramente sono componenti molto infiammatori che portano poi a un'infiammazione della parete del colon. E quindi tutte queste macromolecole vanno a finire in circolo e quindi insieme alla iperglicemia portano a tutte le malattie
di cui abbiamo parlato. La cosa semplice come soluzione è quello di portare nella dieta i probiotici e restaurare quindi un microbioma protettivo. Quindi aggiungiamo sempre più inulina per ridurre la fermentazione, più beta-glucani e poi queste altre sostanze che fermentano più lentamente. Abbiamo bisogno di tutte queste, perché una volta che questi integratori entrano nell'organismo, chiaramente supportano la crescita dei batteri gram positivi, i beta glucani si producono e quindi così si trasforma il microbiota sempre più gram positivo e protettivo antinfiammatorio. Questi sono i batteri che vorremmo, questi sono legati alla salute, producono butterato e l'OMS, i suoi dati mostra che se consumiamo più fibre possiamo ridurre la mortalità precoce di oltre il 30%. Meno cancro, meno infarti, meno ictus e anche una riduzione della demenza senile del 25%. Quindi quanta di questa fibra dovremmo consumare? L'OMS dice 30 grammi, 9 su 10 però non hanno un consumo di fibre sufficiente, consumano il 50% che è la dose minima che si considera protettiva. E solo un quarto consumano fibre prebiotici, dovremmo consumarne almeno 7 grammi, si consumano in medio 3,5 e noi consigliamo invece di consumarne 12 grammi. E però, man mano che diventiamo sovrappeso, aumenta anche il tessuto adiposo che poi viene infiltrato dai macrofagi che creano dei fuochi e quindi messaggi pro-infiammatori. Vorremmo spegnere questo meccanismo. Balance Oil ti aiuta in questo, però servono anche i carotenoidi e polifenoli, tutti integratori che sono importanti appunto per appunto ridurre l'infiammazione. E poi, come vi diranno i dentisti, ci sono le malattie parodontiche. Quando c'è l'infiammazione insomma della bocca, le tossine e le infiammazioni che deriva dalla disbiosi della bocca portano poi attraverso il sistema nervoso verso il cervello e portano ad incrementare i rischi di ictus e infezioni neurovegetative. Quindi noi vi vogliamo aiutare con questo, abbiamo trovato una soluzione con le alghe. Le alghe sono scivolose, perché? Perché usano composti che si chiamano fucoidani. I fucoidani vengono assorbiti dalla saliva e aiutano la radice del dente. Se volete potete provare queste pastiglie che riducono la placca e il tartaro, e veramente sono straordinari, ve li può prescrivere l'odontoiatra e ti permette di eliminare il tartaro e il placco. E i denti che stavano per cadere adesso invece sono belli, robusti, insediati nell'osso. Poi abbiamo Zinogen che risolve questi problemi e che rimuove i fattori di rischio. Quindi
dovreste considerare questi fattori se volete salute di lungo termine. Quindi fate un balance test per cominciare e magari capirete che non vi serve nulla. Se il risultato è negativo, l'approccio deve essere sistemico. Quindi malnutrizione tipo B che va risolta insieme alla disbiosi. Quindi serve il balance oil, serve il xenobiotic, e possiamo stabilizzare anche il grasso profondo e il perio con l'extent. E adesso vi chiedo scusa per questi colori, sono sbagliati questi colori. Quindi la dieta industriale e uno stile di vita di bassa energia ci uccide attraverso l'infiammazione cronica, disbiosi, malnutrizione tipo B e il mismatch glicemico. E noi possiamo compensare per ciascuna di queste malattie con i nostri prodotti, col Balance Oil, con la Xenobiotic, col Xtend e poi per il mismatch glicemico. Ci sarà un prodotto che sta per arrivare e quindi siamo in grado di fermare questi quattro cavalli dell'apocalisse. E una volta che avrai fatto questo, sei entrato nella tua zona blu e avrai guadagnato tutti i benefici di salute che derivano da questa dieta, mettere, insomma, correggere questa terribile dieta in cui siamo arrivati a consumare. Adesso, Carmelo, se abbiamo tempo, aprirei per le domande. Grazie, dottor Clayton. Incredibile come stiamo distruggendo i nostri corpi e Zinzino ci può aiutare. Dottor Clayton è disponibile a rispondere. If there is anyone that would like to ask a question to Dr. Clayton, please do so. So we still have a few minutes to go. So, yeah, thank you. For anyone who would like to look at any of this information in more detail. Se volete più dettagli su queste informazioni, io ho parlato velocissimo e ho parlato veramente in maniera molto densa di contenuti, però se andate a clayton.eu, troverete tutta una serie di articoli che vi danno i dettagli e la correlazione tra la dieta, lo stile di vita e le patologie. E ci sono per ogni articolo 40-50 riferimenti che vi porteranno alla letteratura per poi esprimere il vostro giudizio sulla veridicità di quanto io ho appena affermato. Teresa, you have a question? Okay, yes, there is a question. Teresa, okay. Adesso puoi togliere il... Ja mam pytanie, mówię po polsku niestety. Czy może ktoś przetłumaczyć? Okay. I don't speak English on... That's Polish, right? Yeah. Can somebody translate? Mariola, can you translate? Vai. Sì, sì. Ok. Ja mam pytanie dotyczące ilości DHA i EPA w Balance Oil. Czy to ma jakieś znaczenie? Czy jest więcej DHA, czy EPA, czy jest, musi być jakiś odpowiedni stosunek, czy to jest wszystko jedno. E domanda è quale quanta quantità nel Balance Oil abbiamo di DHA I EPA e se deve esserci una anche lì un equilibrio particolare o se questi due enzimi, diciamo, possono essere, cioè uno di più, l'altro di meno. Ecco, la domanda è questa di Teresa. Chi traduce a dottor Paul Clayton? Okay, so she wants to know how much EPA there is in Balance Oil.
Is that correct? Ile? Ile tylko, czy to jest jakaś różnica, bo ja widziałam inne omegi-3 i jest w jednych więcej DHA, w innych EPA, czy to ma jakieś znaczenie? Okej, okay, no, ho capito. Okay. Vuole sapere se quanti milligrammi ci sono di uno o dell'altro, come dovrebbe essere, cioè quanto c'è nel nostro balance oil, visto che lei ha visto altri omega 3 che non sono uguali come nel nostro. Can, I'm not sure. I understand some of that, but not all. Can someone translate that into English for me? Carmelo, traduci tu a dottor Paul Clayton in inglese? Yeah, noi, sì, noi ti sentiamo, solo adesso. Io ho tradotto, Carmelo, io ho tradotto in inglese per il dottor Clayton, solo che lui non mi sente. Lui non mi sente. But I need to understand the question. I've heard it in Polish, which I didn't really understand. I heard it in Italian, which I understand a little, but I need to hear it in English, please. Carmelo, non mi sente sul canale inglese. Non mi sente sul canale inglese. Io ho fatto la commutazione, sono il traduttore. Ho fatto la commutazione e non mi sente. Dimmi di nuovo, Mariola, passo per passo, così glielo dico io al dottor Clayton. Allora, Teresa chiede quanto DHA e EPA abbiamo nel nostro balance oil. How much do we have DHA and EPA in our balance oil? Visto che ha visto altri omega 3, e non le quadrano i numeri. Sì. Because she saw other omega 3s that had different numbers. Okay, the numbers. Yeah, I understand. So vorrebbe solo sapere, cioè nel nostro balance oil, cioè a che serve queste quantità che ci sono. Ecco. Okay. So she wants to know. The quantities that we have in our balance oil, what are they good for? Okay, the quantities, the fish oil that we use is a standard 30% grade. Noi usiamo un olio di pesce standard del 33%. Molte altre aziende vendono lo stesso livello di olio di pesce. Quello che rende diverso il nostro è che noi non usiamo la vitamina E. Non è corretto perché non è efficace. Noi usiamo polifenoli anfifilici che derivano dall'olio d'oliva ed è questo che fa la differenza. Questo crea la biodisponibilità ottimale secondaria. Altre domande? Could I suggest that if Teresa would like to see more of this. If she goes to my blog, se Teresa vuole saperne di più, se va sul mio blog e scrive fish oil, Teresa, di andare nel blog di Paul Clayton, che lui l'ha messo nel chat, no? Il suo blog. Lì puoi vedere tutte le informazioni. And there she will find a lot of information, detailed information. Troverai informazioni molto più dettagliate. Okay. Thank you, Paul. E altre domande? Qualcuno? Carmelo, c'è qualche domanda nella chat, se puoi leggerla tu e tradurla, visto che non, il traduttore non c'è, non può arrivare al canale. Sì, non ti sente. Perché c'è qualcosa che devi dire, Paul? Vabbè, dai. Paul, I think that's it. I really appreciate... No, we have Dr. Giovanni Scalet. Ah, yes, Giovanni. Vai, Giovanni, caro. Giovanni, ci sei? Sì, ci sono, mi sentite? Ecco. Ciao Giovanni.
Buonasera, se poteva il dottor Clayton spiegare l'incidenza del movimento sull'acidosi cellulare, in positivo o in negativo, in termini di attività fisica, di allenamento? L'incidenza cellulare? L'incidenza del movimento? The incidence of the movement, yeah? Sì, in merito all'acidosi cellulare. Allora, quello non so come tradurlo, ti dico. Perché non glielo scrivi nel chat? Magari il dottor Emanuele. Si dice cellular acidosis. Cellular acidosis. Sì, esatto. Io non capisco perché non funziona il canale inglese per il traduttore. Ditelo a Carmelo. Avrei potuto tradurre io, ma non funziona. Cellular acidosis, yes. Lei cosa mi chiede? Mi sta chiedendo se noi possiamo migliorare la condizione di acidosi cellulare oppure che cosa? O che no, cosa la provoca? La correla al movimento fisico, al fitness, nel bene e nel male. You're talking about fitness. Yes. Yeah. The positive and the negatives. Okay. Well, we have done some. We have one publication which is really. C'è una pubblicazione che è una review e abbiamo anche lavoro informale che è stato condotto. Quello che abbiamo riscontrato è che quando noi trattiamo gli atleti o anche per esempio ciclisti, sciatori, calciatori, vediamo che sono affetti da meno infiammazioni e meno traumi e sono più pronti negli allenamenti e si allenano anche più a lungo come risultato. Quindi la performance migliora sostanzialmente grazie a questa sostanza. Many thanks. Giovanni, perché lei ha fatto questa domanda? Le interessa l'atletica, le interessa lo sport, il fitness? L'ho posto questa domanda perché ho fatto il balance test ad atleti e li ho trovati. Because I have put athletes to the balance test and? And they have 60, 68, 52 bar 3. Yes, I've seen this as well. That's very interesting. Sì, l'ho riscontrato anch'io. E credo che sia dovuto che i loro nutrizionisti gli danno consigli sbagliati, soprattutto se i nutrizionisti usano un carico di carboidrati. Questo ha effetti negativi sul lungo termine, soprattutto perché ha un impatto negativo sulle conseguenze della salute di questi atleti. I understand. Thank you very much. Anyone else? Altre domande da qualcuno? Erio, ah sì. I have one personal message from Jasmina. Mariola segnalava. Mariola. C'è un messaggio di Mariola, Mariolina. Sì, vorrei chiedere per chi soffre di gotta, quindi accumulo di acidi urici, se il nostro Balance Oil è in grado di dare una mano. E chi lo traduce? For those who suffer of acido... Gout. If the Balance Oil helps. Not very much. No. If you have... No. Se avete livelli eccessivi di acido urico, quindi nel caso della gotta, il focus dovrebbe essere sul cambiamento della dieta e ridurre il consumo di purini. Questo lo si sa ormai da
tantissimi anni nel settore medico. Io ricevo una domanda da Yasmina, vuole sapere se è importante affinché i bambini utilizzino il protocollo della salute, il health protocol. Io direi di no, i bambini non hanno bisogno del health protocol. Se hanno un problema di salute particolare, per esempio se sono affetti da un'allergia, oppure se hanno eritemi, eczemi, sarebbe opportuno usare il Balance Oil in abbinamento col Protect. Questo abbinamento è molto utile. Per altri bambini, bambini affetti da autismo, da ADD, ADHD, vediamo che Xenobiotic e Balance Oil insieme sono molto efficaci. Sappiamo che questi bambini sono affetti da disbiosi, che è legato intimamente alle manifestazioni comportamentali, e quindi Balance Oil e Xenobiotic è un abbinamento che aiuta molti bambini a raggiungere uno stato di normalità o quasi normalità. Any more questions? I hope there would be more criticism, more questions and more criticisms. Vorrei che ci fossero più domande e anche più critiche, perché da scienziato mi piace la critica. Paul, è straordinario le informazioni che ci hai dato, i danni che stiamo provocando al nostro organismo negli ultimi 100 anni e i dati che hai mostrato sono sorprendenti. Insomma, e appunto, stiamo andando veramente alla rovina come esseri umani. C'è una risposta, sappiamo qual è la risposta, e Zinzino c'è per aiutare il mondo a migliorare la qualità della salute della popolazione. Abbiamo gli antidoti nei confronti dello stile di vita moderno. Brandon Bosick qui fa una domanda: quando bisognerebbe consumare Viva? Per coloro che, questa è la risposta, alcuni riscontrano che, per esempio, se soffrono di insonnia, se sono affetti da ansia, è meglio prendere Viva mezz'ora, un'ora prima di andare a dormire. Per taluni il miglioramento nei livelli di energia è straordinario. Viva, e quindi se Viva non li fa dormire bene, è meglio prendere il Viva la mattina appena dopo svegli. Vai Giuseppe. Eli, sei te? Sorry, can I have, I have a question? Yeah, sure. In regards of the autoimmune diseases, right? Per quanto riguarda le patologie autoimmuni, i beta glucani che promuovono il sistema immunitario. I beta glucani possono avere un effetto negativo. Balance Oil migliora il sistema, no? Quindi ci puoi dare qualche idea su questo? Quando si è affetti da una malattia autoimmune, c'è il processo di infiammazione cronica che peggiora la situazione. Quindi se possiamo ridurre i rapporti a 2,5 a 2, allora la malattia autoimmune non progredisce più, perché l'infiammazione cronica viene interrotta. La domanda che fa sui beta-glucani è una domanda comune, ma non è un problema, perché l'effetto dei beta-glucani è su certe cellule, neutrofili e quant'altro. Le cellule coinvolte nella malattia autoimmune sono una popolazione diversa di immunocellule e noi non li modifichiamo molto. Quindi sappiamo, per esempio, che quando somministriamo beta-glucani agli animali che sono stati affetti da etrograf,
sviluppano una risposta autoimmune consumando beta-glucani non provoca problemi. Sappiamo anche che molti consumatori di zinzino che hanno diabete tipo B e altre malattie non hanno problemi con i beta-glucani. Posso parlare? Sì, ci ascoltiamo. Allora, volevo sapere, nel caso in cui ci siano delle problematiche di fibromialgia, okay, delle donne. In case there is a problem of fibromyalgia in the woman. Okay. Well, we find that balance oil has a slight effect. Il balance oil ha un effetto lieve, se però viene abbinato alla vitamina D in alto dosaggio, ha un effetto sinergico. Quindi io consiglio in questi casi 10.000 unità internazionali di vitamina D al giorno. Alcuni medici diranno che è eccessivo, ma la realtà è che dove vivo io produco 20.000 unità al giorno. Quindi adesso sono stati revisionati i tetti di somministrazione di vitamina D e credo che succederà ancora in futuro. Quindi balance oil più vitamina D al giorno e vedrete la differenza. Grazie. There's another question on the chat, Paul. Can I, yeah, helicopter. Steve. Helicobacter pylori. Okay. C'è Steve Carmelo. Mm-hmm. Okay, our health protocol does not. Il nostro protocollo di salute non ha un effetto sugli elicobatteri. Steve? Monica. He's Hello? Asking of, whether you can use the healthcare protocol after chemotherapy. Ci chiede se è possibile usare il protocollo healthcare dopo la chemioterapia. La risposta è sì. Se fai chemioterapia devi abbinarlo con i beta-glucani e con xenobiotic. Sappiamo che la chemioterapia appunto danneggia il sistema gastrointestinale e il sistema immunitario. Se prendi ZEC e appunto quell'altro prodotto zinzino, questo riduce gli effetti negativi della chemio. A partire da che età possiamo dare gli integratori Viva ai bambini? La domanda è perché ai bambini. Io li darei solo se i bambini sono affetti da ansia. Allora Viva può essere di aiuto in questi casi. La dose raccomandata è 2 pillole che ci dà un totale di 36 mg ed è sicuro in questo dosaggio. Non ho abbastanza esperienza usando dell'uso di Viva nei bambini, nei pochi casi che l'ho visto è stato trasformativo, veramente importante. Posso? Mi sentite? Sì, sì, okay. Ah sì, Eli. Ok, buonasera dottor Clayton. Allora, la mia domanda è questa. Spesso mi è capitato di avere qualche cliente che durante l'assunzione del Balance Oil ha avuto dei problemi di digestione. Cioè, okay. Aspetta. Okay. Dr. Clayton, she said that one of her clients sometimes have had issues of digestion after taking the Balance Oil? Yeah. Allora, io ho consigliato magari di insistere perché penso che all'inizio il nostro organismo debba abituarsi a questi nuovi nutrienti, no? Però le volevo chiedere, c'è eventualmente un momento migliore per poterlo assumere e quindi superare questo fastidio? What she's saying is to, you know, to...
what's the best time to take this product so that you know people will not get this this problem? Mm-hmm. If the client is developing gastrointestinal problems, se sviluppa problemi gastrointestinali, potrebbe essere dovuto al malassorbimento. In questo cliente farei un'indagine, vedere come sta la cistifeglia ed eventuali... questo può succedere soprattutto nelle donne sovrappeso, quindi... E okay. Quindi si può passare all'acqua ex in questi casi, perché lì serve a proprio a sciogliere i calcoli della cistifellia. Ok, grazie. Can I speak now? Well, let me answer the question that's in the chat box. Vorrei rispondere prima alla domanda che c'è nella chat. Se Viva può avere un impatto sulla memoria. Se si soffre di ansia, l'ansia produce riduzione della memoria, quindi alleviando quindi lo stress e la depressione, Viva aiuta la memoria proprio perché riduce l'ansia. Se però la perdita di memoria è dovuta a un declino cognitivo, e allora chiaramente Viva non può aiutare in questo caso. No, no. So, right, a question from, okay. A question from Luca Marzullo. Can you hear me? C'è una domanda che viene da Luca Marzullo. C'è Steve Zanardi da un bel po' di tempo in attesa. Sì, go ahead, Steve. Bye. Okay. Hi, Dr. Clayton. Thanks so much for your presentation. Clayton, grazie per la sua presentazione. Before you spoke about a new product. Prima parlava di un nuovo prodotto. When will be available? Quando sarà disponibile il prodotto a cui hai accennato? Thanks. C'è una formulazione, questa è la verità. L'avremmo potuta distribuire 2 anni fa, però i regolatori nei vari paesi hanno opinioni diverse. Tutti hanno detto sì, tranne uno. Poiché siamo un'azienda multinazionale, noi dobbiamo aspettare l'approvazione da parte di tutti i regolatori di tutti i nostri mercati, ecco perché non l'abbiamo distribuito. Adesso abbiamo un'alternativa, stiamo producendo adesso, prima della fine dell'anno dovrebbe essere in distribuzione. Thanks a lot. I have a question in the chat box from Luca Marzullo. Luca Marzullo fa una domanda sulla chat. Ha usato Xenobiotic e ha avuto un problema. Non so cosa può essere la ragione di questo, ma potrebbe esserci un problema con un aumento della crescita dei batteri nell'intestino tenue. Ebbene, c'è un problema in questi casi. Quindi cosa bisogna fare in questi casi? In questi casi bisogna eliminare i batteri. Sono batteri buoni, ma sono nel posto sbagliato. Bisogna toglierli dall'intestino tenue e portarli nell'intestino grasso. E c'è un rimedio antico che si usava in Germania centinaia di anni fa, che ha l'abilità, la capacità di spostare i batteri dall'intestino intestino tenue all'intestino grasso. E l'idea di un antiadesivo che fa spostare i batteri, per esempio la zuppa di carota, che produce oligosaccaroidi, che si produce come l'almoroso, ebbene fai bollire le carote fino a quando la zuppa non diventa dolce. Quella dolcezza ti dice che viene scomposta la carota con i suoi componenti. 2 tazze, belle grosse tazze,
che potete anche condire con del peperoncino oppure con della buccia di limone, due al giorno per una settimana, pare che siano sufficienti per rimuovere questi batteri, e poi Xenobiotic può essere consumato dopo questo intervento con questa zuppa condensata di carote. Poi c'è un'altra domanda su Hashimoto. Hashimoto è una patologia autoimmune, è l'opposto del Graves. Qui abbiamo il sistema immunitario che attacca la tiroide e quindi riduce la produzione di ormoni tiroidei. Questa è dovuta a un'infiammazione cronica, si può spegnere usando il balance oil per ridurre il rapporto da 2,5 magari a meno. Una volta che si abbassa il rapporto, chiaramente si riduce l'infiammazione e la funzione tiroidea torna al normale. Abbiamo superato i limiti. Ancora una domanda quindi sugli E. coli. Devo chiedere, parliamo degli E. coli nell'intestino o in altri tessuti? Se è nell'intestino, Xenobiotic aiuta, perché aiuta la crescita dei buoni batteri, e i buoni batteri combatteranno contro i cattivi batteri. Questa è la cosa più semplice da fare. Se gli E. coli, se l'infezione E. coli è su un altro tessuto, considero un antibiotico naturale che si chiama KEB500, l'ho scritto sulla chat e lo trovate su internet. È un vero antibiotico, KAB, ed è molto efficace. I mean, I don't want to take any more of your time, Paula. You know, anybody that has any other questions, you know, send them to me. I put my email below. Quindi avremo altre domande, ma non abbiamo più tempo. Quindi se avete domande, inviatele a me e io le farò avere al dottor Paul Clayton. Abbiamo tante persone che ci hanno seguito da tanti paesi, dalla Spagna, dalla Serbia, dalla Croazia. Io vi ringrazio tutti per essere intervenuti e Paul, non ho parole per ringraziarti per la tua incredibile presentazione, per la tua conoscenza. Tu sei veramente la nostra stella, siamo felici e orgogliosi di averti a lavorare con noi. Grazie. Grazie a tutti quelli che anche quelli nuovi che si sono affacciati dalla finestra a vedere Zinzino. Spero che siete rimasti contenti e faremo questo di nuovo un'altra volta, ok? Buona serata a tutti, ci sentiamo presto. Paul, thank you so much. Have a fantastic weekend. Thank you, sir. Thank you to everyone. Bye-bye. Okay, bye. Recording.